Buongiorno, inizio questo vlog perché stiamo per andare a prendere la macchina. Finalmente, dopo 2 settimane segregati in casa. Yeah! Cosa devi dire tu? Che oh, sono felice che andiamo a prendere la macchina. Ieri ho compiuto 3 mesi. Easy. Anche al telefono. Siamo sull'agitato andante. Adesso ascoltiamo la musica, quella fortunata da Quella da viaggio. viaggio. Ah, Tommaso, dove stiamo andando? Oh, sono andato a Cuba. È Cuba, Cuba, Cuba. Amore, sto parla in italiano. Così italiano, Cuba. Allora, aspetta che vediamo qua. Fermi tutti, che chiamano a passare noi altri. Dove ci stai portando? A prendere il cubo. Che cubo? Trekking FG 849. no di rotarga. Basta, Ah, basta amore. ma chi è che guida il cubo per venire a casa? Te amore, guidi il cubo Ah, sì. per venire a No, casa. guida lo stesso, no, basta che fai il pieno di gasolio. Il Beh, gasolio è quello basta neutro. che mi dai il banco, ma te faccio gasolio. Il gasolio è quello No, te nero. ne è la colpa. Sai, ricordati, qua ci va la pompetta Ma Manuel, verde. che brutta. Qua ci va la pompetta verde, di là ci va la pompetta nera, sai. Nera o gialla? Nera. Nera, gasolio. Perché la mia macchina scorla tutta Perché da è un quando l'hai cabrio. usata tu? Perché è un cabrio, ma non è una Lamborghini o una Porsche o una Ferrari. È semplicemente una macchina con la capota segata. Infatti. Ognuno va dietro alle sue possibilità. Stacca, stacca. Che stacca. Baila, 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 baila. Baila, baila, Prendilo! baila. Prendilo con manina, dai! Come che accanto? Che figata sto video qua! Aspetta, aspetta, che già Guarda tornato a lavorare. macchine! Già tornato a lavorare. Neanche le intemperie lo fermano. Cosa stai facendo? Quel leone lì, secondo me ti mangia fra un po', eh. Eh sì che ti mangia. E niente, noi siamo qua che aspettiamo con l'acqua che entra in macchina, perché da lì entra l'acqua. Fantastico. Poveri ma felici. Basta. Come faccio a fermare l'acqua? È perché ho aperto la porta, no? Aspettate che si arriva. Deve firmare un sacco di carte, adesso vediamo. C'ho i capelli da pazza scatenata. Niente di diverso dal solito. Ho usato lo shampoo secco pensando di fare meglio. E invece fanno schifo. Arrivo o no, secondo voi? Dai, su, su, su. No, non è lui. In illegite sessione la mamma si è dimenticata la bavaglia e io ho fatto un bel vomitino. Ehi, un bel vomitino. Tommaso, amore, dov'è il papà? Senti che rumore. Senti il rumore della pioggia. Sta arrivando un camion di macchine. Cioè, io non ho idea di quante ne vendono ogni giorno. Cioè,
mi è passato a fianco e è andato via. Tipo, ciao, le macchine, arrivederci. Boh. Manuel. Non esagerare. Finalmente sul largo. Ciao cubista. Cubista. Cubista è sempre stato a largo del rio. È il movimento. Come si dice? Il coso dei quadri, neanche che mo è fuso. È parte del movimento cubista anche gli altri. Vediamo se possiamo inquadrare Maso. Ciao Maso, stai facendo rito. No, non sta facendo niente. Non sto segnando cosa fa una mano, tutto che sia. Sarà giù in basso. Tutto che sia, ostia. Tenta Rosmarin, tenta Rosmarin. Tenta Rosmarin. Ciao Alda, vai te che smontare che ti dia sette. Tutti pronti a vedere la faccia di Alessandro e Tommaso che grida? Ciao, Brometti! Ciao, amore! Hai visto? Sì! Mettiti la cintura che la metto su io, Pippa. Allora? Sei contento? Sì! È bellissimo! Metti adesso andiamo a fare un giro, mettiti la cintura, però. Ma dove andiamo adesso? Adesso dobbiamo andare un attimo dai nonni, mettiti la cintura. Buongiorno! Capelli da pazza, ma ormai mi conoscete. E sono... è qualche giorno che non filmo, perché semplicemente non abbiamo fatto nulla di particolare, abbiamo passato la nostra vita in macchina, praticamente adesso che abbiamo la macchina nuova, e siamo innamorati del nostro cubo. Ieri sera sono stata a una riunione, Manuel è andato a lavorare, ha fatto la spesa, quindi non era il caso di vloggare. Però stamattina ho preso in mano la telecamera perché è da qualche tempo che sono felice, cioè sono veramente felice. E quindi voglio ricordarmi di questi momenti quando sarò in crisi, perché cioè io non... Il mio sogno da bambina era quello di avere una famiglia. Non so se lo sapete, io sono divorziata, mi sono sposata molto giovane con la persona sbagliata e non credevo assolutamente più nell'amore. E Manuel è arrivato come un fulmine a ciel sereno. È stato amore da subito. Siamo andati a convivere subito e lui mi sta dando tutto quello che io desideravo. Non siamo la famiglia più ricca, con più disponibilità economica del mondo, però sicuramente siamo una famiglia felice, pazza e felice. E quindi io sono felice. E poi questo qua continua a chiacchierare, mi guarda, mi innamoro. Ogni secondo, Alessandro, un bambino meraviglioso, la Duda, Manuel, penso sia il papà che tutti i bambini vorrebbero avere. Vero? Chi è quello lì? Chi è quello lì? Gli parli? Gli parli? Che c'è lì?
E quindi niente, mi sento estremamente, estremamente fortunata, perché queste sono le cose che contano nella vita. I miei genitori mi hanno cresciuti con il valore appunto della famiglia, quindi per me la famiglia è la cosa più importante in assoluto. Poi c'è tutto il resto, eh. Però adesso che ho trovato la mia casa, perché la casa appunto dove si trova il cuore, sono estremamente felice. Tommaso è il completamento del quadro che vedevo da bambina. E adesso facciamo dei discorsi seri. Sentiamo cosa devi dire. Cosa dici? Au. La mamma. Prova a dire mamma. Mamma. Prova a dirlo. E chi riesce è mamma. Dov'è la mamma? Sì, ancora. Raccontami tutto. Cosa hai fatto stamattina? Ciccio! Ciccio, ciccio! Cosa avete fatto ieri sera a casa? Tu, il papà e Ale da soli, finché la mamma era alla riunione. Raccontami cosa avete combinato, finché mamma non c'era. Basta, sei affascinato dalla telecamera, vero? Non mi chiacchieri più. Qua c'è il mio pantegano nero, vero? Che c'è il mio pantegano nero. Amore mio. E quanto vecchiotta siete. Amore mio, che fai fatica a fare le scale. Dov'è il gatto? Pistocco. Cos'è che vuoi? Duda. Vuoi un biscotto? Poi dite che i cani non parlano. Duda, biscotto? Ma di adesso te lo do. Il gatto all'asilo ieri, lo vedete? Cosa c'è? Seduto ho detto, no, a terra, su in piedi. Su? Seduta, abbaia, fammi una abbaia. Brava patatona, giù a terra, brava terra, Duda, bravissima. Cosa c'è? Ti chiedo quando posso andare. Dove puoi andare? Fare, ma fagli quando vuoi, li faccio, amore. Pronti a prendere paura il mio 3? 1, 2, 3. Buongiorno. Sabato 10 novembre, ore 7:24. Noi abbiamo già fatto colazione perché stamattina Tommaso ci ha buttato. Eccolo, ci ha buttato giù dal letto. E questa settimana non abbiamo più filmato niente perché siamo stati praticamente sempre in giro in macchina. Cosa stai facendo?
Di alle brighelle cosa, quali sono le novità, cosa abbiamo comprato io e il papà ieri all'IKEA. Come che non lo sai? Sono ancora in cucina, però. Non vedete le novità? Questa luce che ci illumina dall'alto? Beh, se mi seguite su Instagram, se non lo fate, cioè, non sapete cosa vi perdete. Ieri sapete che siamo andati all'IKEA e abbiamo comprato. Dov'è? Il lampadario nuovo. Aspettate che ve lo faccio vedere. Beh, ma il telecomando non l'abbiamo preso all'IKEA. Arancione. E poi ho preso alcune cosine per la casa, tra cui questo tappeto morbidoso grigio, e ho tolto alle tende, forse ricordate che avevano la retina bianca che mi hanno distrutto, quindi il tappeto è grigio come le tende, perché questo divano qua teoricamente il mese prossimo sparisce e ne prendiamo un altro perché è distrutto. Infatti se vedete qua una coperta perché abbiamo consumato a forza di buttarci giù No, è stato il l'inglese. rivestimento, non è stata l'Indira, amore? No, ha fatto un buco. Ma cosa stai dicendo? Sì. Non è stata la Duda. Ti Sì. ho detto di no? E quindi sono costretta a mettere una coperta per non rovinarlo del tutto. Dudona? 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 Ciao. Ciao Dudona. Lì abbiamo bavaglia da asciugare. Stufetta pronta e adesso andiamo tutti a fare il bagno. Ma cosa l'IKEA? Ah, poi ho preso questa cornice bellissima dove ho messo la foto di Ale e Tommaso. E non appena riuscirò a sistemare il Mac, monterò anche i video. Poi ho preso anche questo vasetto per la mia orchidea. E poi cosa abbiamo preso? Delle scatole per le scarpe, una pentola. Questi invece ce li avevamo già. Eh sì, che ce li avevamo già. È vero? È vero? Sì. È vero. Non vi faccio la foto, Brombetti. Non importa anche se abbaia. Guardate il mio mitragliatore. Oh signore, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è qua? Chi è? Chi è? No, ha detto seduta. Duda. No, abbaiare, seduta. Seduta. Brava. Adesso daglielo. Che fa Duda? Ah, Duda, cosa fa? Brava! Adesso chiedigli la zampa, Ale. Brava! Aspetta che vengo lì, dagliene un altro, perché ti ha dato la zampa. Adesso fatti dare anche l'altra. Aspetta che finisce. Brava! E dagli l'ultimo. Brava Dodona. Zappa di nuovo. Sono qua. Zappa. Sono qua. È qua la mamma. Non va via. Sai che non vado via. Brava, sì. Sono qua, non vado in giro. Siamo tutti qua. Tranne il papà che è andato al lavoro anche oggi. Basta adesso, Ale, lasciala riposare, che è vecchiaccia. Sono una vecchiaccia. Ma guarda che me lo dà anche Sì. senza. Mi scorda. Zampa. 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 Ha visto che non gli arrivano più i biscotti, quindi non le fa più. Zampa. Duda, seduta.
Brava, da Zampa, mamma. Zampa. Dammi a Zampa. Zampa. Bravissima. Dudona, fammi un abbaio. Fammi un abbaio. Abbaia. Abbaia. Dai. Abbaia. Basta adesso. Adesso ti do l'ultimo pistocco. Brava. Daglielo pure. Piano, Duda. Brava. Brava, mangia biscotti. Che buoni. Ma non si è lavato i denti. Vedete acqua? Vedete? Vabbè. Comunque questo qua è il porto cotton fioca che vi ho fatto vedere. Cioè è troppo carino. Troppo. Anche se è veramente piccolino. Adesso accendo la stufetta che facciamo il bagno. Allora, nel video dei prodotti per il baby che ho fatto, mi sono dimenticata di menzionarvi questa, che sto utilizzando tantissimo, questa paperetta che ti dice la temperatura dell'acqua, da quanto è in acqua, se è troppo calda o meno. E vi metto qua il link nell'info box. Vedete? Pronto? Sì. Dai, fili in vasca. Ok, adesso la temperatura va bene. Ok, adesso finché Ale gioca in vasca, io spreparo la cucina e accendo le lavastoviglie, perché ieri abbiamo avuto amici a cena e quindi ho il delirio ancora in cucina. E intanto... Brombetti si è addormentato. Ecco perché mi è venuta voglia di ristrutturare casa, capite? Questo giochino è stupendo. Questa è quella che ho creato io. E come era prima. A proposito di applicazioni, volevo segnalarvi questa, si chiama Sweatcoin, ed è un'applicazione che vi fa guadagnare camminando. Adesso sta caricando. Ok, mi dice che l'avevo spenta e quindi non va bene. Ok. Stamattina ho fatto solo 72 passi, secondo lui, appunto perché l'avevo chiusa. Comunque, vi dicevo, vi fa guadagnare camminando. Vedete? Qui sono tutte le persone che seguo, i passi che ho fatto io. Questa è la schermata principale. Questo è quello che ho guadagnato da quando l'ho scaricata, camminando, e dalle persone che appunto hanno scaricato l'applicazione con il mio link. E questo è lo shop interno dell'applicazione dove potete acquistare. I soldi si possono trasferire anche su PayPal. E quindi vi lascio qua nell'info box. Papà che mi manda il buongiorno, ciao papi. E vi lascio qui sotto, dicevo, nell'info box il link per scaricare l'applicazione direttamente. Direttamente vi lascio il link per scaricare direttamente l'applicazione. Sappiate che se la scaricate dal mio link io guadagno 5 coin e voi altrettanti, mi sembra di ricordare, e ogni tot di persone che scaricano l'applicazione potete diventare partner. Adesso non mi ricordo più dov'è sta cosa, perché non ce l'ho appunto da tanto. Però appunto vi lascio il link, è una cosa certificata, adesso sta spopolando in Italia. Io l'ho scoperta prima di molti influencer, adesso c'è il boom praticamente. E quindi vi lascio qui sotto il link, è un'applicazione che appunto vi fa guadagnare camminando e vi dà queste monete virtuali che potete convertire o in denaro appunto su PayPal, oppure acquistare direttamente nello shop.
Ad esempio c'è il Foreo, c'è l'iPhone XS, addirittura vedete i soldi in soldi veri in banca, voli, eccetera, eccetera, eccetera. Scaricatela perché appunto è gratuita, funziona, perché funziona assolutamente e vi lascio il link qui sotto. Il buongiorno del papà. Manda il buongiorno e la buonanotte a me e anche a Manuel tutte le sere e tutte le mattine. È una cosa dolcissima. Buongiorno, Brighelli on the road. Manuel ci sta portando da Primark, finalmente. Ti sei preso sul tuo portafoglio con i tuoi soldini? Ale. Bravissimo, adesso stai seduto bene, però. Sei felice, amore?